Si è svolta nell'istituto Giambattista Vico di Sulmona, nel rispetto delle norme anti-Covid, la cerimonia di premiazione del concorso scolastico intitolato a Fabrizia Di Lorenzo, curato dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e dal Comitato Insieme per Fabrizia Di Lorenzo. Sono stati 42 i partecipanti provenienti da tutto l'Abruzzo, 8 le borse di studio assegnate agli studenti. Noi possiamo dire che oggi è una giornata importante, dove tanti ragazzi della regione Abruzzo hanno partecipato affinché si realizzasse questo premio. Tutte le scuole della regione Abruzzo, ed è stato organizzato insieme alla presidenza del Consiglio della regione Abruzzo e in collaborazione con l'Istituto Giambattista Vico, che ringrazio. Mancherà sempre la presenza di Fabrizia, mancherà sempre, e io oggi volevo anche dire un'altra cosa, che oggi il mio pensiero va anche alle tante vittime del terrorismo che come noi hanno perso una persona cara. È tutta l'Italia che ricorda Fabrizia Di Lorenzo, d'altronde come tanti altri ragazzi, per quello che è capitato a noi, che è capitato a tante altre persone che si trovano nella stessa situazione. Io volevo dire che sono vicina a tutti quanti che si sono trovati in questo periodo così, insomma, tragico. Questa giornata per noi è importantissima, perché suggella la fine di un discorso che volevamo portare avanti da tempo, lasciare un segno che ricordi Fabrizia, non un monumento, diciamo, ma soprattutto che sia di esempio, dia la possibilità ai giovani di capire tutte le problematiche della vita. E Fabrizia, con i suoi valori, con le sue, diciamo, il suo modo di pensare verso il prossimo, è stata una figlia importante per noi. Spero che questo che abbiamo fatto sia ad esempio per i giovani di oggi. Per l'occasione è stato inaugurato il monumento L'Albero dell'Accoglienza dell'artista Alessandro Caetani, realizzato in bronzo dalla fonderia Marinelli di Agnone, dedicato a Fabrizia Di Lorenzo. Diversi rappresentanti istituzionali presenti, in collegamento anche il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio. Noi continueremo ad essere in prima linea nel contrasto e nella prevenzione del terrorismo, sapendo che c'è sempre più da fare, ma sapendo anche che potrete contare sulla Farnesina, sul Ministero degli Esteri e sul Governo. Grazie.